La carenza di proteine nella dieta può avere conseguenze devastanti che si manifestano con sintomi davvero drammatici. Tu, sì, dico proprio a te, ti sei mai chiesta se la tua dieta contenga abbastanza proteine? Se la risposta è no, se cioè non te lo fossi mai chiesto, beh, sai cosa ti dico? Che probabilmente hai fatto bene. Una persona ragionevolmente sana che vive in un paese industrializzato è improbabile che abbia una dieta povera di proteine, anzi, tipicamente l'apporto giornaliero supera di un bel po' la dose minima consigliata, che indicativamente è di circa 0,8-0,9 grammi per ogni chilo di peso nell'adulto, un po' di più dopo i 50-60 anni e soprattutto in chi pratica attività fisica. Tanto per fare un esempio, se pesassi 60 kg e avessi meno di 50-60 anni, il tuo fabbisogno proteico sarebbe di circa 54 grammi di proteine al giorno, mentre in Italia ne consumiamo di più, peraltro fin dall'infanzia. Insomma, come direbbe mia figlia, stai chill sulle proteine, ma alla fine del video ti darò indicazioni pratiche su come introdurle. Interessante notare che, a differenza del passato, si è passati oggi a indicare una quota in rapporto al peso corporeo, anziché come percentuale sul fabbisogno calorico come si faceva in passato. Ma comunque non è importante ricordare né questo né il numero che ti ho detto prima, è invece necessario comprendere quali siano le fonti migliori, quelle da privilegiare, in modo da non rischiare conseguenze antipatiche. Ma di questo ne parliamo dopo. Ora, come promesso, diamo comunque un'occhiata ai sintomi suggestivi di carenza, che possono riguardare praticamente qualsiasi parte del corpo. Alterazioni della pelle, capelli e unghie fragili. Questi sono spesso il primo segno di carenza, ma ovviamente possono essere anche conseguenza di altre cause. Fame, non solo perché potrebbe essere uno dei segnali lanciati dal tuo organismo per farti presente che sì, c'è un problema, ma anche perché le proteine negli alimenti garantiscono un prolungato senso di sazietà, perdita di massa muscolare e sensazione di debolezza, perché il corpo, quando messo alle strette, potrebbe cominciare a prelevare proteine dall'unica riserva che abbiamo, i muscoli. Ma è qualcosa che dobbiamo evitare a tutti i costi. Continui episodi di piccoli e grandi malanni, ad esempio raffreddori e simili, perché una carenza di proteine significa un'insufficiente produzione delle armi che il tuo sistema immunitario può mettere in campo, a partire dagli anticorpi, che sono essi stessi delle proteine speciali. Per la medesima ragione, anche le ferite possono guarire più lentamente. Cambiamenti dell'umore o addirittura difficoltà di concentrazione a causa delle fluttuazioni degli zuccheri nel sangue e dell'importanza delle proteine nei meccanismi di neurotrasmissione dei segnali a livello del cervello, anche in termini di regolazione dell'umore. Fratture da stress, quando il tessuto osseo va incontro a una progressiva erosione per l'impossibilità a sintetizzare le proteine di cui ha bisogno. Edema, ovvero un gonfiore diffuso causato da un'insufficiente quantità di albumina, la più importante proteina del sangue, la cui presenza, normalmente, impedisce un eccessivo stravaso di liquidi nei tessuti. Inizialmente potresti vederlo solo a livello delle caviglie, per ragioni di gravità, ma successivamente può arrivare a coinvolgere l'intero organismo, pancia compresa. Fegato grasso, anche se per ragioni non ancora del tutto chiare. O, te lo ripeto, a meno di specifiche situazioni, è davvero improbabile che tu sia carente di proteine. Quindi, in presenza di uno o più di questi sintomi, beh, il tuo medico formulerà, almeno in prima battuta, altre ipotesi più ragionevoli. Nei paesi sviluppati il rischio può tuttavia nascere in caso di diete fortemente squilibrate o situazioni di particolare difficoltà. Mi vengono in mente i malati oncologici che magari non riescono ad alimentarsi correttamente, oppure il classico uomo anziano, magari solo, che progressivamente si lascia andare e rende sempre più monotona la propria dieta, ad esempio con la classica minestrina la sera e nulla di più. Ma perché è così importante evitare una carenza di proteine? Il nostro corpo è bravo, dannatamente bravo, ad adattarsi a quel che passa al convento quando si parla di energia, facendosi andare ugualmente bene carboidrati, grassi, proteine. Un po' come se avessi un'automobile in grado di alimentarsi indifferentemente a benzina, diesel o gas. Le proteine sono tuttavia un nutriente un po' particolare, qualcuno lo definisce addirittura nobile, perché se è vero che lo possiamo usare come carburante in caso di necessità, beh, in realtà farlo è un peccato, perché rappresenta un substrato molto più prezioso quando usato in modo diverso. Pensa che il tuo corpo è in grado di produrre più di 20.000 proteine diverse, e questo perché le proteine sono come ingegneri specializzati che non solo il corpo umano, ma l'intero spettro della vita sulla Terra utilizza per qualsiasi funzione ti possa venire in mente,
reazioni metaboliche, messaggeri chimici, trasportatori, struttura e così via. Nonostante questo ruolo fondamentale, dobbiamo tuttavia venire a patti con due grossi limiti nella gestione che il tuo corpo fa delle proteine. Da un punto di vista chimico, ogni proteina consiste in una sequenza più o meno lunga di aminoacidi. Ne esistono 20 diversi e per produrre le proteine che ci servono dobbiamo averle a disposizione tutti, sempre tutti, proprio tutti. Siamo abbastanza bravi a convertire alcuni aminoacidi in altri a seconda delle necessità del momento. Tuttavia ce ne sono 9 che dobbiamo obbligatoriamente introdurre con la dieta perché non siamo in grado di sintetizzarle a partire dagli altri. E questi 9 sono i cosiddetti aminoacidi essenziali. Il secondo grosso limite è che, nonostante questa continua esigenza, continua perché il tuo corpo non smette mai di produrre nuove proteine per sostituire quelle vecchie, nemmeno quando dormi. Ebbene, non disponiamo di un efficace sistema di accumulo. Sembra strano, vero? Eppure, se di carboidrati possiamo fare un po' di scorta o comunque costruirne il bisogno, se di grassi possiamo accumularne teoricamente all'infinito, non siamo capaci di crearci una vera riserva di aminoacidi. Questi due limiti sono la ragione per cui è necessario introdurre regolarmente proteine che durante la... Questi due limiti sono la ragione per cui è necessario introdurre regolarmente proteine che durante la digestione vengono smontati in aminoacidi e poi distribuite nel corpo a beneficio di tutte le cellule. Ma non dobbiamo solo introdurne la quantità necessaria, dobbiamo anche fare in modo che contengano tutti gli aminoacidi essenziali e per di più nelle giuste dosi reciproche. E questa è la cosiddetta qualità proteica, che concetto che magari ti è capitato di sentire nominato nelle furiose liti tra vegani e gli amici paleo. Ma visto che le sfighe non vengono mai da sole, c'è ancora un ulteriore elemento di cui tenere conto, ovvero la facilità con cui le proteine presenti nel cibo che decidi di mangiare vengono poi effettivamente smontate nei singoli aminoacidi e assorbite. Ci sono alimenti in cui le proteine presenti sono più biodisponibili, ovvero facilmente estratte e assorbite, altri in cui lo sono molto meno. Lo so. Alla luce di tutte queste considerazioni sembra impossibile riuscire a capire il fabbisogno proteico giornaliero, non trovi? E invece ti garantisco che nei paesi industriali, a meno di diete davvero bislacche e limitanti, è improbabile non raggiungere l'obiettivo. E questo perché, anche se tendenzialmente parlando di proteine, pensiamo subito soprattutto a carne, uova, se proprio siamo bravi anche ai legumi, in realtà un terzo delle proteine giornaliere degli italiani deriva dai cereali, come ci ricordano le linee guida per una sana alimentazione. Eh già, ce ne sono anche lì, e non certo poche. Ma il bello delle proteine è che, come abbiamo detto prima, sono il mattone fondamentale di tutta la vita sulla Terra, e questo significa che le troviamo letteralmente dappertutto, con la sola eccezione di pochi ingredienti molto 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 specifici, come possono essere lo zucchero da tavola, l'olio. Frutte secche e semi oleosi ne sono invece ad esempio fonti eccellenti, anche frutta e verdura contengono proteine. È vero, ce ne sono pochine, ma in teoria dovremmo mangiarne almeno 5 porzioni al giorno, e quindi il contributo complessivo è, o dovrebbe essere, tutt'altro che trascurabile. Come dice il dottor Vendrame, la maggior parte di noi ha già coperto interamente il fabbisogno prima ancora che arrivi l'ora di cena, e quindi il problema non è tanto la quantità, ma la provenienza, scegliere le fonti giuste. Ma questo punto merita qualche premessa. Abbiamo detto che il nostro corpo, tra stomaco e intestino, si occupa di smontare le proteine che introduciamo con gli alimenti per poi assorbire i singoli aminoacidi. Questo significa che, limitandoci ad osservare solo gli aminoacidi, al nostro corpo non importa una beata cippa della loro provenienza. Fiorentina al sangue o fagioli, integratore proteico o una più sana insalata fredda di quinoa. Magari ci potranno essere differenze di assorbimento, ok, ma una volta che il singolo aminoacido sia passato nel sangue, il corpo non ha più alcun modo di capire se arrivi da un animale, da un vegetale, da un integratore, da un piatto spazzatura o da uno salutista. Gli è totalmente indifferente, basta che ci sia. Questo ha una seconda conseguenza fondamentale. Abbiamo detto che ci sono 9 aminoacidi essenziali che devi cercare di introdurre nelle giuste proporzioni. Ma per quanto ti ho appena detto, non è necessario che derivino proprio tutti da uno stesso alimento, perché nello stomaco tutto si mescola e quindi l'importante è semplicemente che ci siano tutti, a prescindere dall'origine. Probabilmente hai già capito dove voglio andare a parare, vero? Ma ci troviamo comunque davanti a una sorta di contraddizione.
È sicuramente vero che i derivati animali sono per definizione fonti di proteine di altissima qualità, contenenti cioè tutti gli amminoacidi necessari per di più nelle giuste dosi. Ma come lo conciliamo con le indicazioni sempre più pressanti di dover ridurre il consumo di alimenti animali? Ma non è un controsenso? Fortunatamente no, ma arriviamoci per gradi. Anche volendo tralasciare considerazioni ambientali e legate al benessere animale, il problema di carne, latticini, derivati animali in genere è che contengono sostanze strettamente correlate allo sviluppo di malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche. Cereali e legumi, quando presi singolarmente, è vero che contengono proteine di valore biologico? Così così. Ma la cosa bella è che se consumati insieme nelle giuste dosi, circa un terzo di legumi e due terzi di cereali, si completano a vicenda, raggiungendo insieme una qualità biologica perfettamente in grado di assolvere le tue esigenze. Se ci pensi, non è un caso che ci siano esempi in tutto il mondo di piatti della tradizione con una combinazione di questo tipo. Pasta e ceci, riso e piselli, tacos e fagioli, riso e soia. Ed è per questa stessa ragione che una dieta vegana, ovvero completamente priva di alimenti di origine animali, possa comunque essere una dieta sana e soprattutto completa, a patto che sia ben pianificata. Vale poi la pena ricordare che ci sono alcune fonti vegetali che sono praticamente complete di per sé. Si tratta della soia e dei cosiddetti pseudocereali, grano saraceno, amaranto e quinoa. Ma c'è di più! Negli ultimi decenni sono emersi altri importanti dettagli. Ad esempio, non solo non è necessario consumare le fonti complementari nello stesso piatto, perché tanto poi, come detto, nello stomaco si mescola tutto, ma in realtà non è nemmeno necessario che la combinazione venga consumata nello stesso pasto, sia perché nelle nostre diete c'è, come detto, sempre un certo surplus proteico, sia perché anche non esiste un vero e proprio magazzino di riserva di amminoacidi nel corpo, ok, ma siamo comunque in grado di tenerli in qualche modo da parte, sospesi per diverse ore, soprattutto grazie al meccanismo di continuo turnover cui vanno incontro le vecchie proteine. E ovviamente alla cellula non importa se un amminoacido provenga dall'insalata di fagioli che ti sei appena mangiato o da una proteina appena disassemblata. L'importante è che li abbia tutti. Tant'è che l'Academy of Nutrition and Dietetics afferma che un assortimento di cibi vegetali assunti nel corso della giornata è in grado di fornire tutti gli amminoacidi essenziali. Ciò significa che le proteine complementari non debbono necessariamente essere consumate all'interno dello stesso pasto. Questa stessa tesi è ad oggi sostenuta e condivisa da tutte le più importanti società medico-scientifiche che si occupano di alimentazione e nutrizione. Ad esempio la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, che scrive così: chi decide di optare per una dieta vegana non deve preoccuparsi di incorrere in carenza proteica se assume una dieta equilibrata anche dal punto di vista qualitativo. Per la verità, ci sono poi sospetti che la composizione amminoacidica degli alimenti animali possa essa stessa essere correlata a specifici rischi di salute, probabilmente a causa dei contenuti in amminoacidi ramificati, ma si tratta comunque di questioni ancora oggetto di discussione e per oggi sono stato già abbastanza logorroico e forse un po' controverso. Concludiamo invece con un recap di quello che devi sapere e qualche ulteriore suggerimento pratico. Non è necessario diventare vegani né vegetariani, anche se si tratta in entrambi i casi di diete sane, che necessitano semplicemente di essere ben pianificate. È però raccomandabile per tutti, anche per te, ridurre il consumo di alimenti animali, andando a introdurre gradualmente, ma in modo stabile, alimenti troppo spesso colpevolmente dimenticati, cereali integrali, legumi, frutta secca a guscio e semi oleosi. Che tu sia onnivora, vegetariana, vegana, non devi preoccuparti né della quantità né della qualità delle proteine che introduci con gli alimenti, ma sono a un livello più elevato di adottare una dieta sana, varia, completa, equilibrata. Un corretto apporto di proteine ne sarà una naturale conseguenza. Cerca di distribuire il consumo di proteine in tutto l'arco della giornata, nei diversi pasti. È per esempio molto utile consumare una quantità significativa fin dalla colazione, sia per una questione proprio di assorbimento, tanto con oltre 30-35 grammi di proteine in uno stesso pasto rischiamo semplicemente di andare a tappo, ovvero di non essere poi più in grado di assorbirle di più, sia perché sono utili per beneficiare di un prolungato senso di sazietà. Per tutte le ragioni viste finora, è chiaro come non sia assolutamente necessario ricorrere ai sempre più comuni alimenti proteici che riempiono gli scaffali del supermercato. Non solo non ti servono perché consumi già le dosi necessarie di proteine, ma si tratta quasi invariabilmente di alimenti ultra trasformati,
ovvero quanto di più lontano possa esserci dal concetto di alimenti semplici e naturali a cui invece dovremmo tendere. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e per la tua fiducia. Nel mio piccolo, come sai, sono a disposizione qua sotto nei commenti per dubbi, domande e critiche costruttive. Ma ricorda sempre che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista. Grazie ancora.